Sabato scorso, nel Bed and Breakfast 6 Stelle di Sulmona, è stata presentata la stagione ciclistica promossa dalla SD Confetti Peligno. Nonostante la pandemia, i ciclisti della società Peligna sono ripartiti nelle varie categorie. Presente il patron dell'associazione, professor Mario Peligno. L'Italia riparte, per fortuna, e si cominciano a vedere tanti ciclisti sulle strade. E soprattutto si cominciano a vedere le strade che ora sono, almeno le strade abruzzesi, che sono in buono stato. Ed è quello che ci serve per incrementare questo sport, soprattutto per far venire i forestieri, quelli che noi chiamiamo i forestieri, e anche gli stranieri. Una presenza d'eccezione poi, il vicepresidente mondiale dell'UCI, dottor Renato Di Rocco. Sicuramente è un altro segnale di grande attenzione proprio sia per i giovanissimi che per tutti gli altri atleti della società. Significa dare speranza, un calendario già individuato, per cui, come dire, ci siamo. Come da tradizione sono state presentate anche le divise della stagione 2021. Nel corso della serata è stato premiato il cicloturista Ciro Pace, reduce da una nuova avventura in bicicletta e addirittura a piedi, che lo ha portato da Prato alla Perigna a Santiago de Compostela in Spagna. E questa esperienza, diciamo che ho fatto in modo che le gomme della bici stavano nelle mie gambe. E niente, questo l'ho fatto un'esperienza facendo, dopo averlo fatto in bicicletta da Prato alla Perigna, Sulmona, Santiago de Compostela 3 anni fa, adesso l'ho fatto, sono andato a piedi. Sono partito proprio dall'inizio del cammino di Santiago, Saint-Jean-Pied-de-Port, ho valicato i Pirenei e poi sono andato tra... Quanto tempo hai impiegato? Ci ho impiegato 31 giorni, e fino a Finisterre, Muxia. Queste sono le principali gare in programma, il trofeo Nuovo Borgo per giovanissimi domenica 5 settembre, la cicloturistica in favore dell'Isal che si svolgerà sabato 11 settembre nel classico percorso che da Sulmona porta a Canzano, Pesco Costanza, Piano di Palena, Campo di Giove, per poi concludersi nell'Hotel Meeting di Sulmona, la cicloturistica Valle Periglia domenica 3 ottobre. Inoltre allo studio anche lo svolgimento di una cronoscalata di Sulmona al piano al Monte Playa, dentro d'acqua, per categorie agonistiche. Non sono escluse altre iniziative. Presenti alla manifestazione il presidente Mario Peligno, il presidente del Comitato Provinciale dell'Aquila Federazione Ciclistica Italiana, Fernando Ranalli, il presidente Amici della Fondazione Isal, Giovanni Giambincenzo D'Andrea, l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Sulmona, Angelo D'Agostino, il presidente del Panathlon International Club di Sulmona, Luigi La Civita, il presidente del Lion Club di Sulmona, Gianfranco Santarelli, il direttore del centro commerciale Nuovo Borgo di Sulmona, Andrea Di Cosmo, il presidente della giostra cavalleresca di Sulmona, Maurizio Antonini, il vicepresidente del DMC Terre d'Amore, Maria Dora Santacroce, il ufficiale del CONI di Sulmona, Domenico Carrozza.